Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: la reazione di Amadeus durante la recente puntata di Affari tuoi lascia di stucco il pubblico e lo staff che lavora con lui. Questa bizzarra vicenda trova la sua ambientazione in quello che, da alcuni anni, è il regno del conduttore del momento, Affari tuoi. Il quiz va in onda su Rai 1 subito dopo il telegiornale della sera e, da quando il timone dello show è passato alle sapienti mani di Amadeus, non teme confronti con nessuno in termini di share. La puntata in questione è quella andata in onda martedì 26 febbraio, durante la quale si è consumato un sorprendente fuori programma. Il signor Nicola, rappresentante dell'Abruzzo, era il protagonista della puntata. Alla fine di una partita complicata ed emozionante, nella quale il concorrente ha più volte perso i montepremi più cospicui e i pacchi blu superavano in numero quelli rossi, Amadeus ha deciso di aprire personalmente la scatola con il numero 14 chiamata dal concorrente. È in questa cornice che avviene qualcosa di inaspettato. Nicola, interpretando le offerte formulate dal dottore, intuisce di avere tra le mani uno dei montepremi più ambiti del gioco, il pacco contenente 50.000 euro. Così Amadeus coinvolge come suo solito due dei 21 pacchisti in una delle sue numerose gag, chiama vicino a sé due concorrenti dalla corporatura robusta, Carlo della Puglia e Corrado del Veneto, facendoli posizionare uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra come fossero i bodyguard del conduttore. Cosa è successo? Con sguardo serio e braccia saldamente incrociate, Amadeus rivolge alcune minacce al dottore, ironiche e bonarie si intende, e dice: io il pacco glielo apro in faccia adesso. Che pensi di fare, dottore? Pensi di spaventarci? Io ho i miei bodyguard. Dopo aver creato un'atmosfera di sorpresa e tensione, l'aver pronunciato quelle poche battute ha fatto impazzire il pubblico a casa, donando alla puntata un vivace momento di imprevedibilità e spettacolarità. Amadeus rincara la dose e continua a ripetere guardando fisso la telecamera: che credi di fare? Credi di spaventarci? Il pubblico che in quel momento guardava la puntata commenta in presa diretta su X con frasi del tipo: io amo Amadeus, fa cose surreali con una leggerezza incredibile, oppure, Amadeus con i bodyguard, mi sento male, aggiunge qualcun altro riferendosi ai nerboruti pacchisti vicino a lui. Che programma meraviglioso condivide un utente supportato da altre milioni di spettatori,